Però il Napoli prende sia Buongiorno che Hermoso? E questa è la mia domanda. Li prende tutti e due o ne prende solo uno e poi va a prendere un altro nome che è magari è un po' più economico? Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Toldarion e oggi, in questo 7 giugno, siamo qui riuniti per parlare di Napoli. Oggi, come avete visto, sono usciti ben due video, anche se il primo era più un video, diciamo, il famoso trailer che si mette sui canali per i nuovi arrivati che dovevo fare tipo 3 anni fa. L'ho fatto solo adesso, però questi sono dettagli. In questo video parliamo un po' delle ultime notizie, ragazzi, perché sono usciti degli aggiornamenti su nomi che abbiamo fatto qualche giorno fa. Vi ricordo che la famosa analisi tattica su Conte uscirà domani, che porta un po' di tempo quel video, lo sto preparando. Comunque, prima di cominciare, mi raccomando, ragazzi, le solite raccomandazioni: iscrivetevi che è totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, ragazzi, andiamo sempre per ordine di reparto e cominciamo dalla difesa. Mario Hermoso. Allora, Mario Hermoso è un giocatore di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Non mi metto qui a ripetere sempre le stesse cose. Se volete, trovate il video in questione nelle schede. Allora, c'è un aggiornamento su Mario Hermoso che arriva direttamente da Orazio Accomando, l'esperto di mercato di DAZN, che ci dice praticamente che il Napoli sta andando forte su Hermoso. Azzurri nettamente avanti sulla concorrenza. La concorrenza sarebbe la Roma, quindi diciamo che questo giocatore è conteso tra Napoli, Roma e da qualcuno ho letto anche Inter. Cosa importante che ci dice Orazio Accomando: il Napoli ha aperto i contatti, i dialoghi a inizio aprile, quindi praticamente questa trattativa con Hermoso sta andando avanti da più di 2 mesi. E sta cosa è importante, vuol dire che si sono mossi in tempo, la famosa programmazione. Vi giuro, ragazzi, io nelle settimane scorse avevo chiesto delle cose alla società, lo sapete benissimo, ma stanno andando oltre le mie più rosee aspettative, vi dico la sincera verità, perché Manna lo prendi praticamente, cioè la notizia esce fuori ad aprile, Conte viene ufficializzato il 6, no, il 5 giugno, sono già passati 2 giorni, il 5 giugno, praticamente una decina di giorni dopo la fine del campionato. E praticamente adesso stiamo quasi addirittura d'arrivo per questo giocatore Hermoso. Orazio Accomando, tra l'altro, ci dice che potrebbe tutto chiudersi, tra virgolette, nel weekend. Si lavora l'intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione. Ecco, su questa ultima frase ho dei dubbi, perché Mario Hermoso è un giocatore di 28 anni, ok? Quindi tu con un 4 più opzione, quindi sarebbe un 4 più 1, potenzialmente te lo porti a casa per i prossimi 5 anni, e quindi verso i 32-33 anni. Non è proprio quel giocatore che rispecchia la filosofia, ecco, della società, perché parliamo di un 28enne. Di certo, però, parliamo di un giocatore che è totalmente diverso da Lukaku, perché Lukaku era già un 31enne, Mario Hermoso ne ha 28. Quindi tu magari potresti anche fare un paio d'anni con lui, arriva comunque a un'età 30 anni che è ancora vendibile, ok? Magari non ci fai la plusvalenza, però è un'età sicuramente vendibile. Quindi è un giocatore comunque che dal punto di vista anagrafico ti può essere utile per 2-3 anni, diciamo la durata del contratto di Conte, mettiamola così. La cosa importante da dire è che c'ha 28 anni, non ne ha 31-32 come ce l'ha Lukaku. L'altra cosa, ragazzi, che ribadisco e che ho detto anche nel video dell'altra volta, è l'ingaggio che mi fa un po' titubare, perché l'altra volta vedemmo Mario Hermoso prende 4 milioni netti da contratto all'Atletico Madrid, e da quel che si dice lui vuole andare via perché chiede di più, quindi 4,5-5 come minimo. È una cifra, diciamo, importante, però è una cifra che secondo me tu puoi andare a dare nel caso in cui ti liberi di qualche ingaggio pesante. Mi viene la prima cosa da pensare, mi viene in mente Osimhen. Magari quei 10 milioni netti che dai a Osimhen li puoi spalmare, ne dai, che so, 5 a Hermoso, ne dai 3, 3,5 magari alla nuova punta. Io penso che con l'ingaggio di Osimhen andranno a coprire quei 2-3 giocatori che servono al gioco di Conte, e Hermoso potrebbe essere uno di questi qua.
C'è soltanto ora da farsi una domanda. In difesa sappiamo che vanno fatti dei colpi, però io penso che a oggi, in un'ipotetica difesa a 3, l'unico titolare è Rachmani a oggi. Ne devi prendere due. Ora, uno potenzialmente può essere Hermoso, che fa il braccetto di sinistra. Rachmani fa il braccetto di destra. Ti serve il centrale, che da quel che si dice sarà Buongiorno. Però il Napoli prende sia Buongiorno che Hermoso? E questa è la mia domanda. Li prende tutti e due o ne prende solo uno e poi va a prendere un altro nome che magari è un po' più economico? E comunque Buongiorno, vi ricordo, il Toro chiede 40 milioni. Poi dal punto di vista dell'ingaggio, Buongiorno non è un problema perché al Torino prendeva meno di 1 milione. Ho letto che dovrebbe prendere 2,5 a Napoli. Quindi l'ingaggio non è il problema, è il cartellino. 40 milioni più 4-5 milioni a Hermoso? E questo è l'unico dubbio che ho. Farli tutti e due mi sembra complicato. Vediamo come si svilupperà la cosa, però a quanto pare Hermoso è in una fase avanzata delle trattative con Napoli, mettiamola così. Spostiamoci sulle corsie laterali e andiamo a parlare, ragazzi, di un nome interessante a mio avviso, perché questo è un nome che io conosco, è stato un mio pupillo nelle tante carriere fatte su Football Manager. Parliamo, ragazzi, di Van der Son, questo terzino, diciamo, giocatore centrocampista laterale, mettiamola così, di destra, che gioca attualmente nel Monaco. È un nome questo da Napoli, perché è un giovane. Se non sbaglio c'ha 21 anni. Allora, confermo, è un 2001, quindi c'ha 22 anni, brasileiro, gioca terzino destro di una difesa a 4, ma gioca anche esterno di centrocampo in una difesa a 3. Attualmente valore di mercato 20 milioni, contratto in scadenza nel 2028 e in stagione ha giocato 20 partite con 3 gol e un assist col Monaco in Francia. È un nome da Napoli, questo assolutamente, perché 22 anni, il cartellino non è neanche così alto. Dal punto di vista dell'ingaggio, Van der Son prende al Monaco la bellezza di 3 milioni lordi. Lordi quindi saranno all'incirca 1,5 circa netti, quindi è un ingaggio sicuramente alla portata. E io penso, ragazzi, che questo nome sia strettamente collegato a Di Lorenzo. Quindi se Di Lorenzo esce, si libera un ingaggio importante, anche qui, che magari puoi usare una parte per Van der Son, un'altra parte per un altro giocatore. Cartellino di Di Lorenzo, mi ricordo al tempo si diceva 15-20 milioni, quindi praticamente i soldi che prendi dalla cessione di Di Lorenzo li vai poi a dirottare su un Van der Son, risparmi dal punto di vista dell'ingaggio e ti vai a prendere comunque un giocatore sicuramente di talento che ha tanto potenziale. L'unica pecca secondo me di Van der Son è l'altezza, perché è alto 1,73 m, però è sicuramente un nome che rientra, diciamo, nella filosofia del Napoli ed è un giocatore che piace a Conte, perché secondo me, perché ha le caratteristiche che servono al laterale nel gioco di Conte, quindi io penso che se esce Di Lorenzo allora entrerà questo calciatore. Detto questo, passiamo al centrocampo e parliamo un attimo di Gaetano. Parrebbe che Conte apprezzi molto Gaetano e che si sta pensando anche a una sua permanenza nel Napoli l'anno prossimo. Si dice che Conte veda bene Gaetano in due ruoli. Uno, vabbè, quello spalle alla porta, quindi nei trequartisti, diciamo, e poi l'altro in mezzo al campo. Ora, andiamo per gradi. Gaetano, ragazzi, è un giocatore che è prezioso per il Napoli perché ha una caratteristica fondamentale. È un giocatore cresciuto nel vivaio, quindi nelle liste, ci faremo un video sulle liste, è fondamentale perché servono quei famosi quattro giocatori cresciuti nel vivaio e Gaetano è uno di questi. Quindi quando si parla di Gaetano bisogna fare dei ragionamenti particolari che riguardano specialmente le liste. Io in mezzo al campo ce lo vedo magari come mezzala se giochi appunto con un centrocampo a 3. Ora, se diamo per scontato che Conte giochi con la difesa a 3, Gaetano secondo me lo può giocare in un centrocampo a 5 come mezzala, quindi 3-5-2 per esempio. Gaetano mezzala, ce lo vedo sicuramente. Se parliamo invece del 3-4-2-1, che secondo me è il modulo che si fa meglio ai calciatori che abbiamo in rosa, perché siamo zeppi trequartisti,
Nel 3-4-2-1, Gaetano in mezzo al campo, io non ce lo vedo assolutamente perché nella mediana del 3-4-2-1 servono calciatori con caratteristiche prettamente difensive e Gaetano non ce le ha. Gaetano è un giocatore offensivo. Nel 3-4-2-1 io ce lo vedo dietro nei due, dietro la punta. Se giochi col 3-5-2 mezzala, o poi se giochi con la difesa a 4, cosa fai? 4 da te, mezzala in mezzo al campo ci può stare tranquillamente. Per quanto riguarda invece Politano, ragazzi, pare che ci sia l'interesse della Roma. Napoli chiede, secondo varie fonti, tra i 12 e i 15 milioni di euro. Ricordiamo che il cartellino di Politano è stato ampiamente ammortizzato, quindi con questi 12 milioni ci fai una plusvalenza. Dal punto di vista dell'ingaggio, non sembrerebbe un problema i 3,2 milioni che percepisce a Napoli. La Roma sarebbe disposta a dargli questa cifra. Ricordiamo che Politano è il più pagato a oggi del Napoli, escludendo Osimhen. La cosa che mi fa storcere il naso è il suo sostituto, che dovrebbe essere Chiesa. Allora, anche qui ci abbiamo già parlato su Chiesa. Dico una cosa legata prettamente al lato tattico. Allora, Chiesa, ragazzi, è un destro, ok? Quindi idealmente lui è un giocatore da fascia. Diciamo che idealmente lui giocherebbe largo a sinistra. Noi lì abbiamo Kvara. Se prendi Chiesa dovresti metterlo a destra, però lui è destro. E torniamo al modulo di prima. Se tu giochi col 3-4-2-1, i due trequartisti sono quelli che giocano, diciamo, nei mezzi spazi, giocano per vie centrali, ok? Le corsie laterali vengono lasciate agli esterni di centrocampo. E quindi, secondo me, per avere proprio un'efficacia to totale, il trequartista di sinistra deve essere destro e il trequartista di destra deve essere mancino. Così col piede invertito possono andare al tiro più facilmente. Quindi tu Chiesa dovresti metterlo trequartista di sinistra, ma lì c'è Kvara. Cioè, non vedo la collocazione tattica perfetta per Chiesa in un ipotetico 3-4-2-1, così come nel 3-4-3, nel 4-3. Cioè, Chiesa secondo me dovrebbe giocare largo a sinistra, lui col taglio può andare poi a tirare col destro, lui deve giocare col piede invertito secondo me. E poi ripeto quello che ho detto l'altra volta, noi al momento abbiamo un numero sovrabbondante di giocatori sulla tre quarti: Kvara, Lindstrom, Politano, Gonghe, Raspadori, c'è Gaetano, ne hai 6. Ora, Lindstrom si parla di un prestito. Se togliamo Politano, ne abbiamo 4. Metti caso che Gaetano non convince Conte, uno servirebbe, ecco. Però, ecco, se tu dai via Politano, che ha comunque 3 milioni di ingaggio, puoi prenderti un Chiesa che magari ne prende un po' di più. E considerando quello che abbiamo detto prima, togli Osimhen, togli Di Lorenzo, metti dentro Chiesa, togli Politano, comunque a livello di monte ingaggi riesci ad apparare, ecco, come si dice qui a Napoli. Quindi diciamo che il dubbio principale è il fatto, è un motivo tattico. Io trequartista di destra ci vedo un mancino, non ci vedo un destro. Per questa cosa che i trequartisti devono attaccare i mezzi spazi. Comunque, vediamo ragazzi come si evolverà la questione. Io Chiesa schifo non mi fa, ecco, quindi vediamo. Detto questo, ragazzi, questa è un po' la situazione, diciamo, generale. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, e iscrivetevi che è totalmente gratis. Detto questo, forza Napoli sempre! E noi ci vediamo domani con l'analisi tattica del Napoli di Antonio Conte.